In Ducati prestiamo massima attenzione al tema della sicurezza. Per questo il Diavel monta di serie su tutte le versioni il Ducati Safety Pack. L'effetto combinato del controllo di trazione, dell'ABS Bosch e delle pinze monoblocco Brembo garantisce la massima sicurezza. Il DTC è il sistema che controlla in ogni momento il livello di slittamento della ruota posteriore. Può essere disattivato o ulteriormente personalizzato. È possibile passare dal livello 1 di intervento adatto ad uno stile di guida molto sportivo fino al livello 8 per un uso su asfalto bagnato. Per modificare il DTC a moto ferma, tenere premuto per 3 secondi il pulsante Down e selezionare la voce Riding Mode con un clic del ritorno freccia. Utilizzando gli stessi comandi, entrare in DTC e scegliere se escludere o modificare il livello di intervento del controllo di trazione. Confermare con il tasto ritorno frecce e tenere premuto lo stesso tasto fino a quando non compare la scritta Memorized. Se il livello originale viene modificato, il colore dell'icona del Riding Mode passa da blu a giallo e sul display viene visualizzato il nuovo livello. Se il DTC è stato escluso, sul display comparirà un warning DTC off di colore giallo. Grazie alla funzione default è possibile in qualunque momento ritornare ai settaggi Ducati. Il Diavel unisce stile e tecnologia. Il sistema hands-free, ad esempio, permette alla moto di riconoscere la chiave elettronica del proprietario e attivare il blocco a sterzo. L'hands free permette sempre di ripartire con la moto, anche in caso di smarrimento o furto della chiave, digitando un PIN code personale. Il Diavel, al momento della consegna, non ha alcun codice preimpostato. Sarà l'acquirente stesso ad inserire il primo e personale PIN code che gli permetterà di abilitare questa funzione. Per inserire il PIN code per la prima volta, a moto ferma, tenere premuto per 3 secondi il pulsante Down per accedere al menu e selezionare la voce PIN code con un clic del ritorno freccia. Premere una volta il tasto ritorno frecce e poi il pulsante Down per selezionare il valore. Premere di nuovo il ritorno frecce per accedere al valore successivo e ripetere la stessa procedura. Al termine si illuminerà Memory e premendo per 3 secondi il tasto ritorno frecce apparirà Memorized. Il PIN è così memorizzato. Per cambiare il PIN code in qualsiasi momento è sufficiente ricordare quello precedente e seguire la medesima procedura.